Allora, grazie mille, dicevo, per aver risposto in così tanto all'invito. Per questo e per i prossimi 2 giovedì che passeremo insieme, un pochino, insomma, ci chiedevamo inizio marzo cosa fare in queste settimane così complicate e per poter renderle in qualche modo generative e che non fossero delle settimane solamente di attesa che il peggio passasse. Quindi abbiamo deciso, abbiamo pensato di creare un momento di condivisione. Io sono Giovanni Spillere, faccio parte della cooperativa Radica di Calvene e insieme alla mia collega Cristiana Dall'Amico, il mio collega Alberto Carollo, seguiamo un gruppo di volontari organizzato in una rete di vicinanza solidale all'interno del territorio del distretto 2 dell'Ulssette Pedemontana della Regione Veneto, un gruppo di persone, decine di volontari, che si sono organizzati in 4 reti divise territorialmente, disponibili ad attivarsi in percorsi di supporto a famiglie con minori e in situazioni di difficoltà. Un percorso che è iniziato nel 2018, su un forte impulso da parte della conferenza dei sindaci del distretto 2 e dell'ULSS, che poi da quest'anno ha visto l'entrata e il sostegno da parte di Fondazione Covi, Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità della Vita. Quindi a tal proposito chiederei a Robertino Capozzo, che è stato ex sindaco di Lugo e nonché presidente della conferenza dei sindaci per tanti anni, di fare lui magari un piccolo saluto iniziale a nome della fondazione. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Ho attivato l'audio, se no non potevo parlare. Grazie tanto a tutti quelli che hanno aderito a questa iniziativa. Hai già detto tanto nella tua presentazione. Già nel 2018 io ero presidente della conferenza dei sindaci, abbiamo voluto riattivare, diciamo, questa attività che la Fondazione di Comunità Vicentina aveva in pancia. Abbiamo trovato la collaborazione della Cooperativa Radica, che nel territorio chiaramente opera da tanto tempo e lo fa in maniera eccellente con operatori preparati. Credo che sia stata una scelta perfetta. Io oggi ho il ruolo di vicepresidente all'interno della Fondazione di Comunità Vicentina, che sta riproponendosi come punto di riferimento per il territorio anche in situazioni delicate dove non possono arrivare i comuni. Proprio per questo motivo, nel mio ruolo di sindaco, mi accorgevo che il comune, l'ente pubblico, non può arrivare dappertutto, ha dei vincoli particolari. La fondazione è un supporto aggiuntivo a tutti i sindaci e a tutte le comunità che hanno bisogno e hanno bisogno di qualcosa che non può passare sempre per l'ente pubblico, ma che ha bisogno magari di essere più snello. E in questo la fondazione si sta muovendo molto bene con la collaborazione appunto della cooperativa Radica, che in questo caso è nostro partner in progetto questo, ma anche in altri che ne faremo. E io non faccio altro che oggi che essere parte di questo gruppo che vuole conoscere e imparare qualcosa di nuovo, formarsi online, in un modo nuovo ma anche bello. Nel contempo voglio portare il saluto del nostro presidente Sante Bressan, che è presente, diciamo, in ogni caso, perché poi vorrà vedersi la situazione, perché lui è sempre interessato a quello che noi facciamo, ma anche di tutto il consiglio direttivo. La Fondazione Comunità diciamo, proprio del suo nome, è aperta a tutti, è proprio territorio vicentino. Chiaramente è molto più presente nell'Alto Vicentino, ma operiamo in tutto il territorio. In questa fase siamo un punto di riferimento anche nel discorso del coronavirus, perché la Fondazione Comunità, che adesso è diventata ONLUS ufficialmente, sta raccogliendo le offerte che arrivano per aiutare i nostri ospedali. Quindi capite l'importanza di avere una fondazione riconosciuta a livello territoriale che può collaborare con tutte le associazioni che fanno già parte del sociale, del volontariato e degli enti locali che sono sempre in difficoltà. Quindi grazie dell'invito, grazie della vostra partecipazione e buon lavoro a tutti. Grazie mille, grazie a voi, grazie alla Fondazione per il sostegno e l'impulso che ha dato anche quest'anno a tutto il progetto di vicinanza solidale. Quindi procediamo. Questa non sarà una classica formazione, un po' perché
lo strumento che utilizziamo è uno strumento con cui stiamo prendendo familiarità, perché molti di noi ormai lo usano, ma non sarà come una presentazione di proposte, ricette, indicazioni, decalogo attraverso i quali magari poterci consigliarci, poterci comparare rispetto a modelli o pratiche consolidate. Ecco, l'idea è che sia un momento di riflessione, di confronto, okay, sulla situazione molto particolare che stiamo vivendo, rispetto alla quale penso che non ci sia vergogna nell'ammetterlo, ci siamo trovati impreparati in qualche modo, ecco. Quindi non c'è possibilità di fare lezione in nessun modo in questo momento, ecco. In questa condizione un po' di tempo sospeso, ognuno di noi con modalità differenti si è messo alla ricerca di immaginari nuovi, a cavallo tra distanziamento sociale, fra desiderio di comunità, tra preoccupazioni e tra anche progettualità future. Allora l'occasione per la rete di vicinanza solidale è proprio quella di incontrarci per farci degli interrogativi, per condividerli e per rifletterci insieme. Ecco, in questo percorso ci accompagna Marco Tuggia, pedagogista, consulente educativo, che fin dall'inizio ha dato battesimo al percorso di vicinanza solidale, e a lui abbiamo chiesto in questi tre incontri, in queste tre pillole, di aiutarci nella ricerca. Quindi Marco, ti darei la parola. Allora, buonasera a tutti. Grazie ovviamente agli organizzatori di questa iniziativa, soprattutto grazie a voi che siete venuti ad usare un po' del vostro tempo per questo piccolo incontro, perché sarà appunto una pillola. E devo dire che c'è un bel po' di emozione anche da parte mia, non tanto per trovarmi a parlare di fronte a così vasto pubblico, che magari mi è già successo più volte, ma sicuramente questa è una novità di farlo di fronte a uno schermo, senza vedere le vostre facce che mi diano un ritorno, se non altro, come dire, di conferma, di sconferma, di condivisione, di perplessità rispetto alle cose che andrò a dire. E quindi anche per me in questo momento è un'assoluta novità, e quindi ci metterò magari un pochettino a scaldarmi, vediamo se riesco a rompere questa emozione. Allora, l'espressione lontananza solidale si avvicina molto ad un ossimoro, questa parola un po' strana, ossia a un procedimento che consiste nell'unire due parole o espressioni che sono solitamente inconciliabili nel significato, perché sono in antitesi o contrarie. Per aiutarci un po' a capire che cos'è un ossimoro, faccio qualche esempio preso un po' dal linguaggio comune. Per esempio, possiamo aver usato l'espressione assordante silenzio. Capite che un silenzio non può essere assordante, ma assordante silenzio ha un suo significato, così come lo ha morto vivente, no? Quando uno si alza la mattina e lo guardi e gli dici: mi sembri un morto vivente. Oppure: la sua è stata un'assenza ingombrante. Adesso farò una stima esatta. Ma come fai a fare una stima esatta se è una stima? Oppure: quello lì è proprio un agguerrito pacifista. Capite allora che mettendo insieme delle parole si produce una forza nuova, cioè la forza dell'ossimoro sta proprio nel costringerci a superare i limiti del nostro pensiero e della nostra esperienza, per immaginare delle alternative che siano possibili e che altrimenti ci risulterebbero impossibili. Allora, con la provocazione
che di questo nostro ossimoro, lontananza solidale, che abbiamo scelto come parole chiavi per questi nostri incontri, ci chiediamo se sia possibile immaginare di vivere la solidarietà ai tempi del distanziamento sociale, rimanendo lontani dalle persone con cui fino all'altro giorno vivevamo una vicinanza, anche fisica. E svilupperò allora il mio pensiero secondo tre tappe. Pertanto vi invito a tener conto dell'intero percorso e quindi compatibilmente con i vostri impegni ad essere presenti a tutti e tre questi eventi per poter collocare le varie questioni che vi interessano maggiormente nel momento più adatto. Le tre tappe sono queste in sintesi. Questa sera la grammatica della lontananza solidale, perché ci sembrava importante prima condividere alcune coordinate con cui orientarci in questo nostro confronto. La seconda della settimana prossima sarà pratiche di lontananza solidale. L'obiettivo è quello di scoprire come la lontananza possa permetterci di scoprire se esistono, se ci possono essere delle modalità anche un po' diverse di stare vicine alle persone, o addirittura questa esperienza se ci dice qualcosa su come potremmo modificare quello che quotidianamente già stiamo facendo. E poi volevamo chiudere con questo altro paradosso di questo periodo, cioè il fatto che tutti noi genitori, chi ha figli, vive un'esperienza unica di vicinanza altissima tra genitori e figli, con tutti i pro e i contro di questa cosa. Allora, andiamo diretti al nostro tema, la grammatica della lontananza solidale. Qual è il mio obiettivo? Il mio obiettivo è quello di non offrirvi delle risposte, che ovviamente non ho, ma di condividere un po' il perimetro di gioco, le linee portanti entro cui ci muoviamo. Proviamo a guardare quello che ci sta accadendo dall'alto, da lontano, come fossimo sopra un aereo o su un drone, come adesso ci capita di essere visti, mettendo in questo caso l'accento in modo particolare proprio sul concetto di lontananza. In questi giorni di arretramento, di distanziamento e quindi di vuoto che siamo stati costretti a creare tra noi e il mondo, ma penso all'esperienza che state anche voi facendo alla distanza da alcuni vostri familiari, da alcuni figli, dai nostri amici, dalle nostre abitudini, dalle nostre passioni e dai nostri interessi. Mi è venuto in mente un'antica parola ebraica, tsimtsum, che significa letteralmente ritrazione o contrazione, che è utilizzata in riferimento all'idea di una autolimitazione di Dio che si è ritratto nell'atto della creazione del mondo. Capite che questo è un concetto un po' particolare, perché noi siamo abituati all'idea di un Dio onnipotente che crea e condiziona la vita del mondo. L'idea di un Dio che si ritrae invece per permettere alla vita di dispiegarsi e all'uomo di esercitare tutta la sua libertà è per me estremamente affascinante, ma anche disorientante. In questi giorni in cui mi capita di camminare attorno alla mia casa per muovermi un po', ovviamente incontro sempre la mia vicina, con la quale scambiamo quattro chiacchiere tutti i giorni. Questa signora, ottantenne, di lunga esperienza, quindi, ha un vissuto, come dire, molto pesante di quello che sta accadendo, non riesce a darsi una spiegazione. E giusto ieri, tanto per aumentare il carico, parlavamo del fatto che non sta piovendo e quindi c'è una siccità tremenda. E lei conclude questa sua comunicazione dicendo: eh sì, si vede che Dio si è proprio stancato di noi e ci sta punendo. Ecco, questo Dio onnipotente, questo Dio che ci punisce per quello che abbiamo fatto. Ecco,
lo Zinzum è l'idea opposta, è un Dio che invece ci ha permesso di entrare dentro il mondo, e quindi quello che sta accadendo nel mondo non è opera del suo intervento, ma di quello che stiamo facendo noi. E mi viene da associare allora questa immagine a quello che tutti noi stiamo vivendo, che seppur non per scelta, ma costretti dalle circostanze, abbiamo dovuto ritrarci e autolimitarci. Questo sta comportando delle notevoli sofferenze, ma al contempo, per chi non ha fretta di coprire il vuoto che si è generato, ha la grande opportunità di vedere dentro, attorno e fuori di sé aspetti che una vita a volte troppo piena e frenetica difficilmente permette di vedere. Vorrei condividere allora da questa posizione, un po' dall'alto, in lontananza, quello che sono riuscito a vedere, aiutato anche dalla lettura, dall'ascolto di notevoli contributi di persone, no, che avrete avuto anche voi la possibilità di ascoltare nelle molteplici occasioni offerte dalla rete, e che ho avuto quindi la possibilità di incrociare seppur in lontananza. 5 punti vi offro. Il primo: l'aspetto che per primo si è palesato in tutta la sua evidenza è la natura, che al nostro ritrarci ha iniziato a riprendere il suo spazio originario. Animali che vivono usualmente nascosti e si presentano nelle nostre strade. Piante che riconquistano pezzi di suolo a loro oramai precluso. L'acqua che, muovendosi quel suo moto naturale, si purifica. L'aria che ritorna a essere respirabile. Insomma, il paradosso è che è apparsa quella natura che noi andiamo a cercare durante le vacanze, quando ci ritiriamo dalla cosiddetta vita normale. Allora, questo primo cambiamento mi pare che ci insegni che cosa? Ci pone una domanda, ci consegna una domanda. Lungi da rimpianti di un paradiso perduto, la questione che abbiamo di fronte a noi è: in quali spazi urbani vogliamo tornare a vivere nel prossimo futuro? Quando potremo riprendere a muoverci? Come? Quanto ci muoveremo? Come lo faremo? Il secondo aspetto che possiamo vedere dalla nostra postazione in lontananza è la caduta di due miti della nostra epoca: il mito del sapere scientifico e il mito dell'economia, che a noi si erano proposti, a volte anche imposti, per la loro capacità di fornire, almeno apparentemente, tutte le risposte alle domande dell'uomo moderno. Emerge tutta la fragilità di questi saperi e a noi non resta di constatare di sapere di non sapere. Non sappiamo ancora come metterci le mascherine, non sappiamo ancora quali tipi di mascherine, non sappiamo ancora bene da dove sia saltato fuori questo virus. Ci sono teorie su teorie, spiegazioni su spiegazioni, ma ora sappiamo che non sappiamo tante cose. E per quanto ci si affanni a cercare chi abbia ragione, chi ci possa fornire una certezza, ci sentiamo abbandonati e, devo dire, anche un po' traditi da questi miti che hanno promesso un infinito e inarrestabile miglioramento delle nostre condizioni di vita. E allora questa seconda trasformazione apre una seconda domanda: che cosa significherà ridimensionare l'influenza di questi saperi nelle scelte che faremo nel nostro futuro? Che cosa ci aiuterà ad orientarci nelle scelte che faremo? Arriviamo così al terzo aspetto: la paura. Mamma, quanta paura, tanta paura. Eppure questa non è una novità, ha solo mutato forma. Uso le parole dello scrittore Barrico: l'emergenza Covid-19 ha reso di un'evidenza solare un fenomeno che vagamente intuivamo, ma non sempre accettavamo. Da tempo ormai a dettare l'agenda degli umani è la paura. Abbiamo bisogno di una quota giornaliera di paura per entrare in azione. Adesso il virus copre il nostro fabbisogno. E infatti, chi è più spaventato dagli immigrati, dal terrorismo, dagli effetti dei videogame sui figli o dal glutine? Ma anche solo 20 giorni fa
ne avevamo un gran bisogno di quelle paure, le coltivavamo come orchidee. Ecco, Barrico, col suo linguaggio forte e provocatorio, però ci rimanda questa idea di questa paura. Abbiamo paura di essere contaminati, di non avere l'assistenza di cui potremmo aver bisogno, di trovarci a vivere la malattia da soli, circondati da personale sanitario di cui nemmeno saremo in grado di vedere il volto perché coperto da mascherine e tutte protettive. Ma abbiamo poi paura del nostro futuro economico e lavorativo. E abbiamo tanta paura della morte, dopo che per anni ci siamo impegnati ad allontanarla il più possibile dalla nostra vita. E allora sale una domanda: perché una comunità non dovrebbe essere capace di portare tutti i suoi figli a capire che il primo modo di morire è avere troppa paura di farlo? Vi è un quarto aspetto che vorrei portare alla vostra attenzione, il tema della comunicazione. Stiamo comunicando come forse non ci è mai capitato di fare, sia in quantità sia nella modalità. Telefonate, chat, videochiamate, meeting, conference, call. Mentre scrivo queste parole, pensate che mi è arrivato proprio ieri un messaggino da un collega e amico che non sentivo da moltissimi anni, che alla morte dello scrittore Luis Sepúlveda gli era tornata in mente una formazione che avevamo fatto insieme molti anni fa e che aveva proprio come sfondo la storia La gabbianella e il gatto. Penso che molti di voi la conoscano. Mi ringraziava per questa bella esperienza. Io sono rimasto senza parole. Come questi fatti così lontani in un momento come questo possano tornare fuori? Tutta questa ricchezza però ha un prezzo. Ad esempio, in questi giorni mi capita frequentemente di sentire molte persone che mi raccontano che alla sera sono stanche. Stanche di questo fluire continuo di informazioni, questa velocità di comunicazioni. Ma penso però anche a chi, povero di strumenti e poco abile nell'usarli, fatica a vivere e condividere questa esperienza in rete, insieme con gli altri, in lontananza. C'è da chiedersi allora, come governeremo in futuro tutta questa comunicazione e tutte queste tecnologie? Il tema della povertà degli strumenti mi conduce ad affrontare un quinto aspetto che a mio avviso dovremmo avere come faro in questo nostro percorso. Il coronavirus ci ha resi tutti fragili, ma non uguali. Attenzione per questo, perché questo veramente ci porta dentro al nostro tema. È vero, siamo trovati tutti spiazzati, tutti senza parole, tutti stanchi, tutti preoccupati, ma non siamo tutti uguali di fronte a queste preoccupazioni. La malattia, il contagio, la paura, il distanziamento, l'incertezza, le privazioni sono esperienze che ci sta accomunando. E in questo il virus ci ha reso tutti più simili, poveri e ricchi. Ma come le stiamo affrontando? Le condizioni di partenza entro cui le stiamo vivendo e le modalità con cui usciremo da questa crisi rischiano di sottolineare e forse aggravare di più le diverse condizioni sociali ed economiche che caratterizzano le nostre comunità, con il rischio di trasformare la ripresa in una lotta per la sopravvivenza. E allora mi viene da chiedere, ma riusciremo a sfruttare questa occasione per affrontare seriamente il tema della disuguaglianza sociale? Ma riusciremo a smetterla di smantellare il nostro sistema di protezione sociale dicendo che costa troppo? Più i giorni passano e più ci rendiamo conto di quanti aspetti della nostra vita possono essere messi in discussione, riletti, rivisti, ripensati. Ma non mi dilungo di più perché dobbiamo essere fedeli al nostro impegno della pillola. Ma dalla nostra postazione in lontananza possiamo notare un ulteriore aspetto. Possiamo infatti vedere e chiederci come noi umani stiamo cercando di reagire a tanta fragilità, a questa paura, a queste incertezze. E allora vi propongo una cosa anche un po' per giocarci sopra, per non prenderci troppo sul serio. Voglio proporvi tre tipologie di umani, di umanoidi che vagano nello spazio-tempo del coronavirus. Il primo, il passivo, sente tutta la gravità della situazione
e perciò è a rischio di essere schiacciato dalla situazione, pervaso dal disorientamento, in difficoltà a trovare gli strumenti necessari per conoscere, capire, dare un senso agli eventi. Sente emergere in sé la nostalgia del passato, di quello che si era, si aveva, si poteva fare un tempo. Non sarà più come prima. È un pensiero angosciante che a volte lo prende. E poi abbiamo il performante, pronto ai nastri di partenza, in piena adrenalina, che però non riesce in questi giorni a scaricare. Impaziente, insofferente, perché non può fare tutto quello che di solito è libero di fare. Il performante allora ha bisogno di trasgredire. Ma il performante è anche tutto proteso a prepararsi, ad allenarsi per quando le gabbie saranno finalmente aperte. Perché in quel momento bisognerà essere pronti, essere i primi, cogliere l'attimo, cavalcare la ripresa. E infine abbiamo il responsabile, quello che sente la sorpresa e il disorientamento di quello che sta accadendo, ma cerca di viverlo in un atteggiamento di ascolto, attento a rileggere il percorso fatto fino ad ora, alla ricerca di capire cosa sta accadendo. Vuole assumersi la responsabilità delle scelte e degli errori. Cerca di essere attento ai bisogni anche degli altri, della sua comunità. Prova a esprimere comportamenti liberi e responsabili, entro però i vincoli alla libertà necessariamente imposti dalla situazione. E dentro questo spazio egli vuole rimanere però una persona libera. Non sta aspettando di ricominciare a vivere, sta vivendo. Allora, questo modo di presentare il genere umano in questa fase storica spingerebbe a porsi una domanda. Quali di questi tre profili mi rappresentano oggi? Penso che nel frattempo abbiate fatto un po' questo pensiero. Io invece credo che questa sia una domanda mal posta, perché rischia di portarci fuori strada. Questi tre profili di umanità in realtà ci appartengono tutti. Noi siamo sempre e comunque l'insieme di queste parti di cui abbiamo una grande necessità. Abbiamo infatti bisogno di una dose di passività, di depressione, per non ignorare o congelare dentro di noi il dolore rispetto a quello che stiamo vivendo. Ma abbiamo anche bisogno di essere un po' performanti per essere pronti, però sia fisicamente, sia psicologicamente e sia spiritualmente a ripartire. E abbiamo anche bisogno di coltivare il nostro senso di responsabilità per rimanere liberi e capaci di assumerci la nostra parte di impegno per ricostruire il mondo quando nuovi presupposti determineranno le scelte che ciascuno di noi andrà a fare. E allora, per chiudere, cosa ci può aiutare a muoverci in questa direzione tenendo insieme questi pezzi? Una modalità che vedo cruciale in questo momento, per l'esperienza che sto facendo, è quello di continuare a parlare in famiglia, con i nostri vicini, con i nostri colleghi, con i negozianti, stando a casa ma inventandoci nuovi modi per farlo, nuove forme di vicinanza. Parlare, discutere, porsi domande, scambiarsi pareri, scriversi, ascoltarci, incoraggiarci, fare nuovi progetti, ridiscutere le nostre priorità e, quando serve, anche piangere insieme. Non so voi, ma per me è importantissimo in questi giorni sentire il sostegno, seppur in lontananza, di tante persone che condividono il loro mondo di pensieri ed emozioni, perché mi stanno costringendo a riflettere, a guardarmi dentro, a non lasciarmi andare alla depressione, a rimanere attivo fisicamente, passeggiando e come un pazzo correndo attorno alla mia casa, a mantenere aperto il canale dello spirito senza cadere in rivendicazioni o richieste miracolistiche. Ci sono tante persone che mi sono vicine, pur essendo fisicamente lontane, che magari senza saperlo mi stanno donando la forza di vivere in questo mare in tempesta. Allora, mi pare che la lontananza così vista si rinsalda con la solidarietà e lo simbolo da cui siamo partiti si può incarnare nella realtà di oggi. Ti ringrazio.